Buongiorno viaggiatori, siamo qua nel nostro campeggio vicino a Húsavík. Oggi andremo a fare una cosa spettacolare, andremo a vedere le balene. Eccoci qua, questo è il campeggio, noi siamo qua in fondo nell'angolo, ci siamo messi un po' in disparte. Il campeggio è ancora tutto addormentato. Allora, da questa parte c'è il sole. A dritto qua ci sarà, poi c'è il paese, qua giù ci sono le montagne, c'è un po' nuvoloso. Ok, ora colazione perché alle 9:30 abbiamo l'appuntamento, abbiamo già prenotato i biglietti per andare a fare il Safari Whale. Dove siamo? Siamo al porto di Húsavík. Andremo a vedere le balene con la Gentle Giants. Questa è la compagnia. Noi stiamo facendo la vestizione in una mega tuta termica. Fatti vedere come sei carino con la mega tuta termica. Bene, direi che siamo simpaticamente bardati. Ci hanno messo anche il giubbottino di salvataggio, che questa è una cosa molto importante. Comunque io sono eccitata come una bambina di 3 anni, perché adoro andare a vedere le balene. L'ho già vista in Canada. L'abbiamo già vista in Canada e siamo rimasti folgorati. Quindi aspettiamo di imbarcarci. Ragazzi, ci imbarchiamo. Dove andiamo? Guidiamo la nave! Sembra, è fatto come un cavallino! Anch'io mi metto seduta qui! Ragazzi, si naviga! Questa è la baia di Húsavík. Allora, qualche nota di carattere generale. Húsavík significa, in lingua islandese, baia dei tremori. Questo perché in questa zona ci sono sempre dei continui movimenti tellurici. E quindi per questo è stata soprannominata così, ma soprattutto è la capitale islandese per quanto riguarda lo whale watching, quindi l'osservazione delle balene. For the rack and the other one is for the Allora, bathroom. questa And that's why this island sulla is so destra clean è compared to l'isola dei other puffins, bird chiamata colonies. anche. Qua ci sono solo 1.500.000 puffins. Questo appunto è il periodo della migrazione, per cui vengono qua. E una volta che si sono riprodotti vanno poi sulla scogliera a portare da mangiare ai loro piccoli. Ora non lo so se li vedete perché c'è tutti quei puntini neri che si vedono all'orizzonte, sono tutti Around puffins. 45 days after the Pensate che tra un paio di settimane qua non ce ne sarà più neanche uno, perché a questo punto i piccoli sono nati e se ne vanno verso l'oceano aperto e da qui non torneranno più fino alla prossima stagione e si dirigeranno comunque verso il Canada. C'è il cielo pieno. Si sente, ora And dalla you can telecamera maybe non si see sente, as ma si many of sente un them are battito taking off on d'ali. the ocean. I puffins sono anche chiamati pulcinella di mare o comunque i clown dell'oceano per il loro becco arancione particolare. Considerate che quando volano viaggiano a una velocità di 80 km l'ora, quindi non è che vanno proprio piano. Pensate che quando pescano possono stare sott'acqua addirittura per 3 minuti. Io 3 secondi. Sulla sinistra ci sono i delfini. Prima sono venuti fuori in coppia. No, ma quella lì è una So balena. there he is. It's 1 o'clock. We'll make sure that everybody will see from both sides. Sì! Quella laggiù è una balenottera, non so se si vede all'orizzonte. Ah, siamo circondati da delfini! Sì! Non so dove guardare! Eccola con la coda! Doppio delfino!
ci sono praticamente la balenottera che è vicino ai due delfini, stanno viaggiando e la balenottera dovrebbe essere qui. Che spettacolo! Mamma mia, è una meraviglia, poi è bianca sotto. Sei fantastica. Guarda la profondità. Questa invece è l'escursione, questa davanti con la barca più grande, che però fa un circuito più piccolo rispetto ai gommoni, così come abbiamo preso noi. Per capire le proporzioni, questo è solo un piccolo pezzo, quello che si vede fuori, e quella è una barca gigante. Pancia bianca spettacolare. Alla prua della nave me l'ha fatta l'esibizione fetente. Ogni volta che viene sul sito abbiamo stabilito che alla balena gli puzza il fiato, perché ogni volta che sfiata non ha un buon alito. Questa è una considerazione scientifica. Informazione geografica: se tiriamo una linea tutta dritta da qua, siamo direttamente in Groenlandia e la terra è finita, almeno da questa parte. Oh, lo show delle balene è finito, stiamo rientrando al porto di Husavik. Quella laggiù è la chiesa e qui davanti sono tutte le casine di legno fronte porto. Diciamo che alla fine il paesino è tutto qua. E è fra i paesi più grandi. Eccoci, ci stiamo dirigendo sulla pista F26 per andare a vedere la cascata Aldeyjarfoss, che è la particolarità
dalle colonne di basalto nere. Sta piovigginando, invece laggiù in fondo c'è il cielo azzurro. Comunque noi ce ne andiamo a sinistra e tra 20 minuti siamo arrivati. Vieni sempre avanti. Dritta. Dritta. Sei in linea solo al ponte. Ora sei in linea, brava. Funziona così: quando sei sulle piste si apre il cancello perché c'è il bestiame, suppongo. Ora lo richiudiamo. Vado a richiudere il cancello. Guardate la potenza della natura, quelle rocce là come sono state plasmate dalle eruzioni vulcaniche, sono e formano tipo tutte le colonne di basalto. Questo è il sentiero per arrivare alla cascata. Ci sono 9 gradi. Oh, ci siamo messi un vestitino in più, però si sta bene. Andiamo! Eccola qua, Al Déjar Fos. È bellissimo il contrasto tra le colonne di basalto e il bianco spumeggiante dell'acqua che forma un mega piscinone. Ah, che bella quella grotta che si forma laggiù. E là ci sono tutte delle mini cascatelle. Mamma mia, laggiù è un gorgo infernale. Lay, lay, lay.
facciamo il cancello. E che diamine. Ecco. Poi per favore chiudiamo il cancello. Questo. Aspetta che passa il mezzo. Vai. E poi un altro cancello. Così vi faccio leggere anche il nome della cascata. È quella lì, Aldejarfoss. E tutte le curiosità naturali da vedere sono contrassegnate con questo simbolino, tipo questo fiorellino. Quella laggiù in fondo è la cascata di Godafoss. Per ingannare l'attesa del sentiero, vi narrerò però la leggenda. Godafoss significa cascata degli dei. Cascata degli dei perché nel 1000 d.C. l'oratore della legge della tribù prese e se ne andò a fare un viaggio qui in Islanda, Pingvellir, che è una specie di luogo sacro. Insomma, al ritorno da questo viaggio, questo oratore della legge che cosa aveva fatto? Si era convertito al cristianesimo, per cui era però una brava persona. Per cui che cosa fece? No? Disse a tutta la sua tribù: non vi dovete convertire per forza anche voi, perché da sempre gli islandesi sono comunque tolleranti nei confronti della religione. Quindi disse: ognuno può fare, può scegliere la religione che vuole, e lasciò liberi tutti. Però aspetta, cosa succede? Però lui che fece? Comunque, nonostante tutto questo, si era convertito e venne qui in cima alla cascata e lanciò tra i flutti tutti gli idoli pagani che loro veneravano. E vabbè. Che cosa succede però? Siccome ogni anno, il 5% della popolazione degli islandesi ancora oggi pagano, conserva questi riti pagani, ogni anno pagano i riti? No, perché sono pagani, nel senso che non sono cristiani. Ogni anno praticamente vengono qua per il solstizio d'estate e fanno il rito inverso, per cui invece di lanciare gli dei pagani tra i flutti, li tirano verso l'altro quasi a volerli ripristinare al loro posto. È bella! Ma ci riescono oppure no? No, li lanciano, è una cosa così. Ah, questa è la leggenda. Tinton, finito. Finito. Ora vi faccio vedere la cascata. Leggenda a parte, guardate che spettacolo. Quella piccola cascatella sulla destra in confronto è una nanerottola. Se volete, con il sentiero si può scendere direttamente giù dal lato sinistro della cascata e si arriva proprio qua giù sotto, in mezzo agli spruzzi. Sembra che la strada finisca nel mare. Stiamo andando in direzione di Agureyri. Insomma, quella città lì, dopo 3 km c'è il campeggio, c'è il camping Lonsa, e oggi vediamo un po', ci metteremo lì, perché sulla nostra strada torna bene nella camping card compresa. Ping! Passiamo sul fiordo. Mare a destra e mare a sinistra. Quella che vedete sullo sfondo è la città di Agureyri, seconda città più grande dopo la capitale Reykjavik. Ragazzi, ma il semaforo fatto a cuore l'avete mai visto? Che carino! È un cuore rosso il semaforo rosso. Eccoci qua al camping Lonsa. Ci siamo sistemati così. Qua dietro ci sono le montagne. In sostanza una piazzola verde a 3 km dalla città. Ma era la cosa più comoda per noi, che oggi abbiamo fatto già abbastanza chilometri. Laggiù nel casino, nella casettina di legno, ci sono i servizi. E niente, però adesso noi stiamo facendo una cosa molto più interessante. Prepariamo da mangiare.
anzi lui prepara da mangiare. Cosa fai oggi? Noodle. I noodles con le verdurine, buoni. Anche perché sono le 7 di sera e ancora non l'abbiamo mangiato da stamattina, tutto il giorno che si gira. Andiamo, vai, prepariamo. Ora faccio l'aperitivo.